Io do subito la linea a Giancarlo Dall'Aglio, che saluto. Ciao Giancarlo. Buon pomeriggio a tutti, ciao Alex. Allora, volevo chiederti una view sul petrolio in apertura. Giancarlo, come lo vedi? Se ci sono possibili supporti alla quale andare a comprare in questo momento, se ritieni che quest'area di 71 dollari sia una buona area, oppure abbandonare l'ipotesi rialzista e pensare dei ribassi? Ma Alex, parlando tecnicamente, scusate, ma ho un fastidioso ritorno nell'auricolare, che adesso è andato via. Dicevo, parlando tecnicamente, il petrolio è su un'ottima area per acquistare. Ci sono molti analisti che ipotizzano che fra 70 e 71 dollari per barile ci possa essere un pavimento da cui riprendere con la salita dei prezzi. In realtà, se tracciamo una trend line rialzista che parte dai minimi di agosto intorno ai 65 dollari per barile su un grafico continuo, vediamo che viene intercettata dai minimi di settembre intorno ai 68 dollari e poi anche da questi minimi che sono però via via crescenti negli ultimi giorni. Le ultime 4 giornate stanno vedendo minimi sempre crescenti, inclusa la giornata odierna dove abbiamo avuto un minimo a 71,02 sulla prima scadenza future disponibile. La situazione del petrolio non è cambiata, sai un po' come la penso, Sì. lo ripetiamo, i fondamentali vedono un'offerta di petrolio più che sufficiente, nonostante gli allarmi che erano stati lanciati un po' dal lato dell'OPEC, ma anche da parte di alcuni analisti americani dopo le sanzioni americane nei confronti dell'Iran. Si perdevano circa 3 milioni di barili al giorno se appunto l'Iran avesse smesso di esportare, cosa che non è avvenuta, o almeno non completamente. Teniamo presente però che solo 3 settimane fa è stata raggiunta per la prima volta quota 100 milioni di barili al giorno, quindi il top della produzione di tutti i tempi, con gli Stati Uniti che producono 11 milioni e 400 mila barili al giorno, la Russia qualcosa in più, qualche centinaio di migliaia di barili in più, e l'Arabia Saudita all'incirca 10 milioni e mezzo di barili. I sauditi hanno inoltre dichiarato di essere disponibili ad aumentare la produzione, qualora ce ne fosse bisogno, di circa mezzo milione di barili al giorno. Questo naturalmente tamponerebbe la situazione e l'unico dubbio starebbe nel fatto che si giungerebbe al massimo della capacità produttiva e quindi in caso di emergenza non ci sarebbe ulteriore possibilità di aumento. I prezzi però Il prezzo del petrolio sembra in fair value, era stato rotto quota 75 dollari per barile massimo di luglio per qualche giorno, arrivando quasi a sfiorare i 77, dopodiché i prezzi sono rientrati nel range, andando adesso poi a testare questa trend line, complici anche 2 giornate di ribasso abbastanza pesanti, coincidenti con il mercoledì grigio, se non nero, della scorsa settimana Sì. sulle borse americane, circa 70 punti di discesa dell'S&P 500 e del giorno successivo in cui le borse sono appunto scese ancora un po'. In realtà la correlazione tra petrolio e borse americane esiste, è sempre esistita, solamente, anzi principalmente in periodi di correzione delle borse stesse, perché si pensa che possa diminuire la domanda. Statisticamente, tra l'altro, la domanda diminuisce nell'ultimo trimestre dell'anno, siamo appunto nel pieno dell'ultimo trimestre, ormai siamo a metà del mese di ottobre, e quindi la mia idea è che se si tornerà a salire non lo si farà con violenza e non si salirà tanto. Abbiamo tra l'altro nella parte alta, abbiamo parlato fino adesso di supporti, una trend line ribassista che passa in questo momento intorno ai 79 dollari per barile, e poi un'altra resistenza un po' più su che costituirebbe un'estensione del rialzo intorno agli 81-82 dollari per barile. Credo che questi possano essere in linea di massima i target in caso di nuovo spinta rialzista. In caso invece di ribasso potremo andare a testare i 67 dollari e poi 65 dollari per barile, Bene. corrispondenti appunto al minimo di agosto. Perfetto. Senti, spostiamoci sul caffè. Giancarlo, ti voglio proporre una strategia. Allora, possibile magari entrare su questi livelli di prezzo con una vendita di call? Perché
Direi ma proprio di sì, Alex. perché È una strategia di cui considerando anche avevo l'ascesa del già caffè accennato. di questi giorni, scusa, il grande raccolto previsto, Giancarlo. Esattamente, il Brasile ha un raccolto enorme anche per quest'anno, probabilmente il raccolto record di tutti i tempi, oltre 60 milioni di sacchi. Si aspetta qualche notizia in più dalla CONAB, che è l'ente appunto privato che ci darà notizie più dettagliate sul raccolto brasiliano di caffè, raccolto tra l'altro conclamato da qualche settimana, e quindi insomma nel momento in cui la merce è a terra poi bisogna venderla, e se il raccolto è molto grande i prezzi non possono che scendere. È anche vero che veniamo da una salita dei prezzi piuttosto violenta. Ricordiamo che il prezzo del caffè era arrivato a 95 centesimi a metà settembre, da allora il rimbalzo forte come una molla che appunto viene compressa e poi spinta verso l'alto. In questo momento siamo posizionati su una resistenza. Oggi giornata di lieve ribasso per il prezzo del caffè, 120 può essere una resistenza. L'idea di poter vendere delle call molto out of the money, per esempio da 180 a salire, a mio parere può essere valida, anzi non ti nascondo che è una strategia che sto prendendo in considerazione per le prossime 2 o 3 settimane. Va bene, perfetto, ti ringrazio Giancarlo. Spostiamoci sul natural gas, diciamo, vediamo, il natural gas secondo te è la commodity su cui puntare? Ma dipende come si vuole puntare sul natural gas. Se parli di rialzo, effettivamente tecnicamente è stata rotta una zona di trading range che Sì. andava avanti da un bel po' di settimane. L'area sulla scadenza dicembre intorno a 3 dollari e 100, e da lì la spinta rialzista è continuata fino a un massimo di 3 dollari e 4. Parliamo sempre della scadenza dicembre 2018 per comodità. Da lì appunto si è creata una congestione. Ricordiamo che il gas naturale fa un accumulo di scorte, in cui di solito avviene statisticamente una possibile salita dei prezzi tra i primi di settembre e metà ottobre. Da lì ricomincia però una stagionalità ribassista dovuta proprio al fatto che vengono ripristinate le scorte e poi queste scorte vengono pian piano consumate. Se non ci fossero o particolari preoccupazioni per altri uragani che dovessero andare a schiantarsi contro la zona del Golfo del Messico, dove di solito perdono potenza, ma a volte mettono in crisi almeno per qualche giorno il funzionamento degli impianti di estrazione e raffinazione, soprattutto di natural gas. E se non ci dovessero essere particolari problemi di natura climatica, e cioè freddo intenso autunnale, cosa tra l'altro che si verifica difficilmente negli Stati Uniti, direi che la stagionalità ribassista potrebbe riaccompagnare i prezzi un po' verso il basso. Secondo me ci troviamo in una situazione per cui fino alla scadenza future marzo avremo un trading range piuttosto bilanciato, fino al momento in cui ci sarà la prima perturbazione importante negli Stati Uniti. Di solito statisticamente succede fra metà dicembre e metà gennaio. Allora lì magari potremo assistere a qualche altro rialzo di tipo emotivo. Le scorte sono scese leggermente dal 20% circa anno su anno al 17% dato della scorsa settimana, di giovedì scorso. Anche rispetto alla media a 5 anni siamo al 17% in meno, quindi di deficit di scorte rispetto alla media stessa. Tuttavia credo che il gas sia abbastanza ben prezzato in quest'area di prezzo. Teniamo presente che negli ultimi giorni abbiamo assistito a un notevole innalzamento della volatilità implicita, che ha gonfiato i prezzi delle opzioni, e questo sta dando delle occasioni agli opzionisti, ai venditori di opzioni come il sottoscritto, per poter vendere in questo caso sia call molto out of the money che put anche lì molto out of the money in zone di prezzo mai toccate negli ultimi 2 anni, diciamo. Bene, senti, l'ultima domanda, guardavo il silver, rialzista di breve, però ribassista di medio-lungo? Ma il silver, come sappiamo, di solito segue e anche amplifica i movimenti del metallo giallo, dell'oro, il quale nelle ultime giornate ha avuto
un bel rialzo, un bello strappo rialzista che ha fatto rompere la quota 1220 che costituiva la parte alta del trading range per l'oro, e questo naturalmente ha trascinato al rialzo anche il silver. Direi che il silver, nonostante l'oro abbia sovraperformato, è ancora interessante a questi prezzi. Unica controindicazione: se le borse dovessero fare un'ulteriore gamba ribassista, quindi se la correzione dovesse continuare, il silver potrebbe nel medio periodo risentirne, perché verrebbe considerata ancora di più la sua componente industriale rispetto al suo ruolo di metallo prezioso. Lo abbiamo visto anche negli ultimi giorni, quando le borse scendevano l'oro saliva, il dollaro ha smesso di apprezzarsi, perché in una situazione di borse in correzione anche decisa, ovviamente la Fed fermerebbe il rialzo dei tassi, e ancora una volta si è vista la correlazione fra metalli preziosi e dollaro americano, che però nel medio periodo probabilmente tenderà a svalutarsi, questo vogliono le autorità americane. Quindi il silver e il gold hanno tutte le possibilità per apprezzarsi ulteriormente rispetto ai livelli attuali. Al volo, livelli per shortare il gold, se ne vedi, o se non sei nell'ottica short, da comprare? Ma secondo me l'oro non è da shortare in questa situazione, anche se area 1240 è un'area di resistenza, però eventualmente direi che potrebbe essere da comprare su un ritorno in area 1200. Non è detto che lo faccia, ma se lo facesse secondo me potrebbe essere una buona occasione, o per comprarlo per chi fa operatività direzionale, oppure per, ancora una volta, per vendere opzioni put molto lontane dal prezzo del sottostante per chi invece lavora con opzioni vendute. Bene, grazie Giancarlo, un saluto, ti auguro buon trading e al prossimo appuntamento. Buon pomeriggio a tutti e grazie.